Novità a partire dal 1° maggio nei collegamenti verso Salerno e Napoli, in partenza dal Vallo di Diano e dal Golfo di Policastro. Nuovi orari ed un'implementazione delle corse sono le novità che le autolinee Curcio, storica azienda di trasporti del Salernitano, offre alla sua utenza. La prima partenza della giornata dal Policastro alle 6.40 e da Polla alle 7.45 rimane invariata, ma ci sono delle importanti novità. Le corse sono assicurate dal 1° maggio, 7 giorni su 7, quindi non più solo dal lunedì al venerdì, ed inoltre ci sono dei cambiamenti anche per le seconde corse della giornata ed in partenza da Polla e Policastro. Ad esempio, la corsa con partenza prevista da Polla alle 8.50 sarà posticipata di 2 ore alle 10.50 ed anche quella di Policastro sarà posticipata di 2 ore. Ancora, l'attuale partenza delle ore 15.50 dall'aeroporto di Napoli Capo di Chino subirà un posticipo alle 17.50 e la partenza da Corso Meridionale in prossimità della stazione Garibaldi di Napoli subirà anch'essa una variazione. L'autobus delle autolinee Curcio non partirà più alle 16.10 ma bensì alle 18.05. Quest'ultima scelta va incontro alle esigenze di numerosi pendolari che si spostano per lavoro verso la città di Napoli, ma anche verso le esigenze di chi arriva verso la città partenopea in treno e riesce in questo modo a raggiungere nelle prime ore della serata il Vallo di Diano. Per maggiori informazioni è possibile consultare gli orari sul sito www.autolineecurcio.it.